original and true to myself. Aaliyah, to me, is a very mysterious person. You know her, but you don't know everything about her. A volte ci si trova di fronte a personaggi che sembrano destinati a fare quello che fanno fin dalla nascita. Artisti consapevoli di dover percorrere una specifica strada e di avere tutte le qualità per farlo. Ma ogni tanto succede però che lo stesso destino si dimostri crudele e si rivolti contro chi aveva baciato. Questo è stato il caso della Marilyn Monroe dell'R&B e del rap, chiamata Aaliyah. Su questo nuovo episodio analizzeremo la sua splendida e giovane carriera e purtroppo indagheremo sulla tragica morte di una delle stelle più promettenti della musica. Io sono Barry e su questo canale troverai tutto ciò che vorresti sapere sulla cultura hip hop. Quindi, se ami questi contenuti, iscriviti al mio canale YouTube. E sì, cioè te punta sempre ai tuoi obiettivi, tanto sei tenace, non molli e non mollare mai. Aaliyah Dana Houghton nasce il 16 gennaio 1979 a Brooklyn, a New York. Trascorre però poco tempo nella Grande Mela. A soli 5 anni, lei, i genitori e suo fratello Rashad si trasferiscono infatti a Detroit, dove il padre inizia a lavorare in uno dei tanti business del cognato. Quest'ultimo, Barry Ankerson, è in realtà un importante produttore discografico e vista anche la passione per il canto della madre, la piccola Aaliyah non può che avvicinarsi alla musica fin da subito. And she noticed my talent when I was four. I would hum with her a lot around the house. And she noticed I could carry a tune. And all the people she listened to, all the artists she was into, I was into. And when I went on Star Search, I sang My Funny Valentine, which was a song she sang in a play. She taught it to me, and that was what I performed a lot. So she plays a major part in that. Prima di andare a scuola, inizia ad avere delle lezioni di canto e a esibirsi nel coro della chiesa, durante matrimoni e eventi di beneficenza. Cominciate poi le elementari, alla Gesù Elementari, nome più cristiano che non poteva esistere, Aaliyah si avvicina anche alla recitazione, dimostrando delle capacità artistiche mostruose. I was in first grade and I remember auditioning for it. I don't remember the song that I sang, but just that whole experience of being in the chorus, being an orphan, rehearsals, the whole nine, that's as far back as I can go, and I just remember how much fun I had and how it was just pure bliss, you know, every day after school going to rehearse for it and then being on the stage and the makeup and it's the whole nine. Non passa molto perché lo zio, vedendo il giovane talento della nipotina, comincia a organizzare provini in giro negli Stati Uniti. E dopo qualche rifiuto d'ordinanza, nel 1989, a soli 10 anni, Aaliyah appare per la prima volta in televisione, partecipando a Star Cirque, uno dei tanti programmi in stile America Got Talent. Nonostante canti My Funny Valentine, vecchia canzone molto distante dallo stile che adotterà successivamente, la piccola Aaliyah dimostra già una padronanza nel palco non scontata per la sua età, oltre alle sue già ottime qualità vocali. Mentre il primo contratto discografico si avvicina, la bambina ha anche la possibilità di avvicinarsi alla cantante Gladys Knight, ex moglie di Barry Ankerson, il grande cantante soul, e senza dubbio ha influenzato tantissimo la nostra protagonista. Yeah, I remember she called my mother and asked would I like to perform with her. Well, she was doing 5 shows in Vegas at Bally's Hotel, and of course I was like, yes, definitely. You know, I had done a lot of performances at that point, and I felt it would really, really be a great learning experience for me. So we went out to Las Vegas. And I sang Home in the middle of her show. She brought me out and then she came out with me and we sang Believe in Yourself together. She taught me a lot. She taught me how to work stage, how to captivate an audience and, you know, put emotion into a song and to not be shook by being on stage, you know. And the first night I was on stage in the middle of the stage and I just sang straight up
like a little broomstick, and then I just walked off, you know, no feeling, no emotion, and she told me you can't do that, you have to reel an audience in, so it was a great experience for me. Insomma, tra agganci importanti e un talento indiscutibile, per Aaliyah la strada sembra già spianata, e infatti nel 1991 lo zio Barry lo firmò nella sua etichetta Blackground Record, e ora la carriera dell'astro nascente dell'R&B può avere inizio. Aaliyah ha solo 12 anni quando si mette a lavoro per il suo primo disco. Suo zio, avendo dei buoni contatti nell'industria, le affianca il grande produttore R. Kelly. Per le persone che non sanno esattamente chi è R. Kelly, vi metto un piccolo estratto. Che si occuperà interamente della musica e dei testi dell'album. Edge Nothing But a Number, titolo esplicativo del primo LP inciso da Aaliyah, comincia a prendere forma nel 1993. L'album esce il 24 maggio 1994 e si rivela un puro successo. Il progetto vende 38.000 copie nella prima settimana. Rimane al 37° posto all'interno della Billboard e viene certificato due volte disco di platino. Si tratta ovviamente ancora di un disco acerbo. È comunque incredibile pensare che per una persona così giovane fare una cosa del genere, un disco così fatto bene e versatile. L'album è strutturato prevalentemente su sonorità R&B, ma sono presenti numerose influenze pop, dance e rap, soprattutto del G-Funk che tanto andava di moda all'epoca. Il successo del disco porta per sé però alcuni problemi, alcuni pettegolezzi. Durante i periodi passati assieme, R. Kelly passa più tempo possibile con Aaliyah, portandola alla sala giochi, bowling, cinema, cercando di conoscere le sue abitudini e modi di fare, in modo da cucirla addosso i testi e le melodie adatte. Ma questo ha alimentato alcune voci riguardo a una possibile relazione tra loro due. Infatti Aaliyah era minorenne e aveva 14 anni, R. Kelly ne aveva 26. La natura del loro rapporto non sarà mai decifrata completamente, ma è assolutamente vero che nell'agosto 1994 i due si sono sposati. C'è anche un'altra ipotesi che dice che ne è rimasta incinta, ma sono solo fatti che non possiamo provare. A ogni modo, il matrimonio venne annullato pochi mesi dopo per voler della famiglia, e nel 1997 ottiene la completa cancellazione delle nozze. Lei al tempo era infatti minorenne e avrebbe avuto bisogno del consenso dei suoi genitori per poter prendere marito, e in seguito Aaliyah sarà molto discreta nel parlare pubblicamente di questa faccenda, evitando apertamente delle domande e cambiando discorso ogni volta che c'era un'intervista e che parlavano di R. Kelly. 3 years ago there was this terrible rumor out. Mm-hmm. What is the deal with you and R. Kelly? Are you all married or not? No, I'm not married. Robert's doing his thing, I'm doing my thing. He's a great producer, a great artist who I do admire, and there's nothing there at all. E R. Kelly ha continuato sempre a negare che aveva delle relazioni con Aaliyah. Ha definito di avere un'amicizia estremamente speciale, ma anche di averla amata come nessun'altra. Nonostante la pesante situazione privata, Aaliyah non smette certo di lavorare. E dopo un lungo tour promozionale che la vede esibirsi negli Stati Uniti, in Giappone, in Europa, in Sudafrica, nel 1996 firma un nuovo contratto discografico con una delle major più importanti d'America, l'Atlantic Record. La cantante si mette al lavoro per realizzare il suo secondo disco, ma le cose si rivelano più complicate del previsto. Jomo Ankerson, figlio di Barry e quindi cugino di Aaliyah, ha rivelato come ai tempi la ragazza sia stata colpevolizzata per ciò che era successo con R. Kelly, rendendo difficile di trovare altri produttori che volessero collaborare con lei. Alla fine però questa difficoltà diventa una vera e propria fortuna, perché l'etichetta deve affidarsi a dei giovani artisti che ne sanno tanto, e ne sceglie due di grande talento, Timbaland e Missy Elliott.
la quale si sono occupati dei lyrics e dell'arrangiamento vocale. Oggi conosciamo tutti l'importanza di Missy Elliott e Timbaland, ma a quell'epoca non erano così famosi. Per loro lavorare con una star come Aaliyah era motivo di nervosismo, ma Missy Elliott racconta di non essersi trovata di fronte a una diva, ma una ragazza dolce che li ha fatti subito sentire al loro agio. Timbaland and another young man took into Atlantic Records. They liked the sound and it was something different they had never heard before, so they said, you know, let's put y'all in a studio with Aaliyah. And we was excited. I gotta thank her because she heard the specialness in us. Right. Because with Sugar Spice, she's like, there's something special about Tim and Missy. Cresciuta sia anagraficamente che artisticamente, Aaliyah ha ora più libertà creativa e contribuisce in prima persona alla realizzazione dei testi che compongono One a Million, uscito il 13 agosto 1996. Stavolta il genere hip hop e R&B è predominante. Se la produzione del disco precedente era la più anni 90 che si può immaginare, qui Timbaland fa un vero e grande lavoro, alzando di molto l'asticella. È senza dubbio uno dei CD più influenti e potenti degli anni 90. One in a Million riscuote ancora più successo dell'album precedente, arrivando a vendere più di 6 milioni di copie in tutto il mondo. La sensualità dei testi e dei video musicali contribuiscono all'immagine di Aaliyah come sex symbol, una definizione che ha sempre accettato di buon grado. E nel 1997 Aaliyah si diploma col massimo di voti in arti drammatiche e decide di intraprendere anche una carriera nella recitazione, apparendo come se stessa in un paio di serie TV. Diventa inoltre testimonial per importanti marchi e iniziative. Well, I've always bought Hilfiger ever since he first came out because I always felt that it was me. My image is the baggy pants, little tube tops, and I've always loved Tommy, so it's great for me to model his clothes because I really feel comfortable in it. E il suo contributo alla colonna sonora del film Anastasia, colonna importante dell'infanzia di ogni bambino degli anni 90. Le vale addirittura una nomination agli Oscar. Insomma, Aaliyah è diventata ormai una vera e propria icona e principessa dell'R&B. Oh, very proud of her, you know. She wouldn't have to do this for me to be proud of her, but this just adds to it, you know. I'm proud of everything she does. She's a beautiful, lovely young woman. Thank you, Mama. Mm-hmm. Thank you very much. Nel 2000 arriva il suo primo vero ruolo cinematografico, come coprotagonista al fianco di Jet Li nel film d'azione Romeo deve morire. Nello stesso periodo cominciano anche le riprese della Regina dei Dannati. Certamente non due grandi pellicole che resteranno nella storia del cinema, ma che comunque mette in luce le doti artistiche di Aaliyah. Tutti questi impegni recitativi non fanno che slittare l'uscita del suo terzo disco. Aaliyah, omonimo terzo LP della cantante, esce infatti il 7 luglio 2001, quasi 5 anni dopo il precedente. Nella frenetica industria musicale di oggi, un'attesa simile porterebbe a un'isteria collettiva, come si è visto nei casi di Kendrick Lamar o Travis Scott. Ma quelli erano altri tempi. Stavolta i testi vengono affidati a Static, membro del gruppo Playa, mentre la produzione è quasi totalmente in mano a K-Beat, con Timbaland che realizza 3 dei 14 brani. Al solito R&B si unisce il Neo Soul. L'album è molto diverso rispetto a One in a Million. Why you looking so? Ma il disco si rivela ancora un grandissimo successo, anche perché adesso è diventata proprio una superstar, vendendo quasi 190.000 copie nella prima settimana. Un successo che però, purtroppo, Aaliyah non potrà godersi a lungo. Il 23 agosto 2001, Aaliyah arriva alle Bahamas per girare il videoclip della canzone Rock the Boat, un brano del suo ultimo album. Australia.
Il volo di ritorno è previsto il 26, ma avendo terminato le riprese in anticipo, il piccolo charter messo a disposizione dall'aeroporto è più piccolo rispetto a quello dell'andata. E il pilota chiamato Luis Morales si dice contrario al viaggio, perché il peso dell'aereo avrebbe superato quello consentito. A dirla tutta, nemmeno il pilota era granché affidabile. E più tardi verrà infatti fuori che aveva ottenuto la licenza grazie a ore di volo mai svolte. Contatti, corruzione, soldi. Avete capito? E che al momento della partenza, nel suo sangue, erano presenti tracce di cocaina e alcol. Ma a ogni modo, i passeggeri volevano andare a casa, erano stanchi. E alla fine Morales accetta di partire. L'unica a non mostrare impazienza è il personaggio principale, cioè Alia. Soffriva di una tremenda paura di volare, soprattutto in aerei così piccoli. Saw the plane. We had the Blackberries, and she said, I don't like this plane. And I was like, well, don't get on it. And she was like, well, I got to because I got work to do. La cantante avrebbe addirittura ottenuto e assunto un sedativo. È stata fatta salire a bordo priva di sensi. L'aereo parte, decolla, ma non fa molta strada. Dopo solo 60 metri di altezza, a causa dei bagagli e dei passeggeri, non essendo riuscito a prendere quota, si schianta al suolo. The plane crash that killed a rising star. Singer actress Alia is killed in a plane crash. Alia, il pilota e i sei passeggeri muoiono sul colpo. Mentre la guardia del corpo, Scott Gallin, se ne andrà poche ore dopo in ospedale, passando i suoi ultimi momenti chiedendo come stesse Alia. I funerali di Alia si tengono il 31 agosto a Manhattan e un carro guidato da cavalli bianchi porta la salma fino alla tomba di famiglia di Arsdale, dove viene seppellita. La principessa dell'R&B se ne va a soli 22 anni, lasciandosi dietro un grande vuoto. Dearest, sweet Alia, I have trouble accepting the fact that you're gone, so I won't. It'll be like we were for a while without seeing each other. È una carriera che, seppur già importante, sarebbe potuta essere quella di una vera star globale. Per lei erano già in programma dei progetti cinematografici ancora più importanti, per esempio per il grande blockbuster Matrix. Artisti di fama mondiale come Beyoncé, Adele, The Weeknd, Rihanna e J. Cole affermano che Alia è stata una delle più grandi ispirazioni. Tutta l'industria conosceva Alia e Drake ha detto più volte che la cantante l'ha influenzato come nessuno, motivo per cui si è anche fatto un tatuaggio in suo onore. I feel like I wrote that letter. I wrote that letter to her. I just don't feel like it was a year ago. Alia has had probably the most impact on my career. She just made phenomenal music and she was beautiful. You know, she was a girl that I fell in love with early in my life. You know, I feel like if she was still here, I would probably like be pursuing her in a major way, you know? Sì, perdere un'artista così talentuosa a 22 anni è veramente uno spreco. Cioè, wow. Peraltro, in circostanze così sfortunate, cioè, boh. Una ragazza che, nonostante la fama precoce, ha sempre mantenuto la sua genuinità, portando avanti la sua arte con passione. Non è stato facile parlare di questo personaggio. Vi giuro che per la conclusione ho fatto tanta fatica. Ma mi sembrava importante parlare di questa leggenda. Spero di non avervi fatto uscire qualche lacrimuccia, eh. Comunque, grazie mille per la vostra pazienza. Il video è un po' lungo, ma ne vale tantissimo la pena di parlarne. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere sempre un piccolo like, un commento. E vorrei sapere una cosa, per le persone che hanno conosciuto quest'epoca, l'impatto di Alia era così importante? Se ne fai parte, scrivilo nei commenti. Vi ricordo che mi potete trovare anche su Instagram e TikTok. Ci vediamo, come sempre, la settimana prossima per mettere un pizzico di rispetto, ma veramente un pizzico di rispetto sulla cultura hip hop. Allo Sibiri.